Ultima edizione di Stadionese Studio Marco Cullà. Francesco Bolzoni salterà la gara contro l'Empoli, programma domani sera al Barbera a causa di un problema riscontrato in allenamento. Il centrocampista rosanero si è sottoposto ieri mattina ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado al semimembranoso della gamba destra. Le sue condizioni verranno rivalutate a metà della prossima settimana. Fuori anche Edgar Barreto, quindi centrocampo da inventare per il tecnico del Palermo, Rino Gattuso. Andrea Mantovani saluta il Palermo, arrivato in rosanero dal Chievo Verona. Il terzino ha ufficialmente raggiunto l'accordo con il Bologna. Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con il Palermo per il trasferimento del difensore Mantovani a titolo temporaneo, scrive il sito ufficiale del club felsino, con diritto di riscatto a favore dei rossoblù. Nessuna intenzione di tornare a Palermo, anzi Santiago Garcia ha le idee chiare e due giorni passati a Brema lo hanno convinto a giocarsi le sue carte in Germania con la maglia del Werder. Queste le sue parole riportate da Stadio News 24. Spero di poter stare a Brema, ha detto il difensore argentino. Qui è bellissimo. Garcia è arrivato a Brema nel pomeriggio di martedì per trattare col Werder nonostante un contratto in essere col Palermo che scade nel 2015. Parla in casa rosanero il terzino Fabio Daprelà. Sentiamo allora le sue parole alla vigilia della partita contro l'Empoli. Questa è una partita molto difficile. Io ho giocato l'anno scorso due volte contro l'Empoli, una squadra molto, molto forte. Poi c'hanno in attacco, c'hanno Tavano e Maccarone che sono due attaccanti di esperienza. E sarà una partita difficile, come saranno tutte le partite in Serie B, saranno difficili. Andare con la testa giusta e sempre dare il massimo. Poi penso che noi, se noi tiriamo fuori la qualità che abbiamo, penso che andrà tutto positivo. Prima di dare il via alla conferenza stampa di Daprelà, il Palermo ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione. Presenti il responsabile dell'area marketing Enrico Busto, il nuovo speaker Massimo Minutella e in rappresentanza dello sponsor Sigma, il presidente Vincenzo Alaino. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.